Sono Alessandro Meacci, pianista, compositore e organizzatore di eventi musicali. La mia storia è quella di un giovane che si approccia al mondo della musica per gioco, come un po' succede a tutti, e anche se la musica arriva come situazione successiva, quindi nasco come creativo. A 5 anni dipingevo in maniera istintiva, buttavo il colore sulla tela, sui fogli, con mio padre accanto, e dipinsi la Crocifissione di Cristo e capii che però in qualche modo ero incompleto. E quindi il gioco delle costruzioni, assemblare, ascoltare musica nei concerti brandeburghesi di Bach mi stimolarono, anche se i miei non erano musicisti, però in casa si frequentava molto la musica. E quindi poi a 7 anni iniziai a scrivere per gioco, avevo da poco iniziato a leggere e a scrivere appunto, e iniziai con dei testi lirici. E allora è lì che trovai delle risposte a quelle domande che già mi ponevo precedentemente, cioè il fatto di utilizzare un linguaggio che potesse arrivare a tutti. E chiaramente la poesia, per quanto fosse un linguaggio, in italiano era un limite, e quindi è per questo che il pianoforte in primis e poi la musica in generale è entrata di fatto nella mia vita. La musica classica contemporanea non era solo l'unico modo di esprimermi come compositore, ma arriva anche la musica d'uso, quindi d'ambiente, di musica applicata. A che cosa? Ai cortometraggi, ai documentari, e faccio un primo lavoro con la Regione Basilicata, in cui realizzo la colonna sonora di un documentario sul borgo di Cancellara, un borgo vicino Potenza, che viene rivalorizzato, e quindi mi viene chiesto di scrivere musica. In quel caso adopero un linguaggio che chiamo easy listening, cioè di semplice approccio. Chiaramente in tutto il mio percorso compositivo io cerco di mettere Roma e i luoghi dove sono, dove mi trovo, perché chiaramente per osmosi mi influenzano in quello che faccio. E il lavoro per contrabbasso solo divertimento nasce da una collaborazione con un contrabbassista romano, Mauro Tedesco, con il quale stiamo conducendo una ricerca timbrica per lo strumento. E quindi in questo lavoro è presente proprio una scrittura, una grafia, una semiografia in questo senso, in cui il segno grafico confluisce in un'idea di suono e nella ricerca di un suono che possa essere condotto verso un lavoro assolutamente contemporaneo, quindi di ricerca, ma anche mantenendo un rapporto con il melos, cioè con un istinto melodico che non si debba perdere anche nella ricerca timbrica. E in particolar modo in questo lavoro è presente l'arco circolare, che è una tecnica inventata da Stefano Scodanibbio. Poiché Mauro Tedesco è stato suo allievo, ho potuto inserirla, e cioè un modo di sfregare le corde con questa rotazione dell'arco che consente di effettuare quindi la creazione di armonici in continuità, sempre crescente, ed è chiaramente un risultato timbrico notevole.